Buongiorno a tutti, benvenuti su investire.biz e ben ritrovati come di consueto alla rubrica Caffè e Mercati. Ieri al Trading Live abbiamo analizzato moltissimi strumenti, una bella analisi anche su Bitcoin che ritorna sulla zona dei 50.000 dollari, ma tanti altri argomenti come gli indici azionari, abbiamo visto il Nasdaq, l'S&P 500 e tanti altri cambi valutari. Ieri di sotto di questo video vedete commentato in parecchi e avete chiesto diversi strumenti: USD CHF, NZD USD, EURUSD, Microsoft, Tesla e anche gli indici come il Nasdaq. E allora andiamo subito sul sito prima di andare ad aggiornare tutti questi strumenti. Eccoci qui, ricordo che oggi alle ore 16 c'è la sessione di trading con Ichimoku più price action, eccola qui, dove andremo a impostare nuovi ordini pendenti per i prossimi giorni, per la prossima settimana. Quindi vi aspetto numerosi per insomma andare ad aggiornare tutta l'operatività. Potete iscrivervi da qui. Bene, ora andiamo subito sui grafici di Kimura per capire quali sono gli strumenti più interessanti. Prima di andare a commentare gli strumenti da voi proposti, voglio andare a vedere CHF Yen, dove siamo in posizione short da 117,40. Abbiamo anche incrementato le posizioni al ribasso e stiamo attendendo la rottura con forza di questa zona, della zona dei 116,25. Attenzione però, perché qualora dovessimo assistere a una bella rottura al ribasso, si può valutare di attendere il ritracciamento per poi entrare nuovamente al ribasso, anche perché secondo me almeno a 115 ci possiamo arrivare. Quindi molto interessante questo cross valutario sia per la giornata odierna ma anche per i prossimi giorni barra settimane. Poi avete chiesto Microsoft, allora andiamo a vedere Microsoft che sta chiaramente soffrendo insieme a tantissimi altri indici, insieme a tantissimi altri titoli tecnologici. Infatti abbiamo visto ieri il Nasdaq scendere molto, sta testando una zona supportiva molto importante. Però parliamo di Microsoft che sta per testare una zona molto importante in area 225 dollari. Questo è un supporto a mio avviso chiave, in quanto se rotto il trend rialzista potrebbe essere compromesso e possiamo anche andare a rivedere i 212 dollari per azione. Andiamo però ora a vedere un altro titolo, Tesla. Anche qui i prezzi sono scesi parecchio, da un massimo in area 875 abbiamo raggiunto la soglia dei 652. A mio avviso possiamo scendere ulteriormente anche a 575, prima però attenzione al supporto in area 620 dollari per azione. Come detto, il Nasdaq sta scendendo molto, siamo su un supporto chiave, quindi se i prezzi chiudono sotto il livello 12.500, a mio avviso il trend è compromesso e possiamo rivedere poi il Nasdaq in area 12.000, anche più in basso, 11.750, però ricordiamoci che nell'ultimo periodo ogni ribasso è stato comprato. Molto importante quindi la chiusura giornaliera. Avete poi chiesto anche USD CHF, che è in pieno trend rialzista. Secondo me qui ogni ritracciamento è buono per comprare. Vediamo quali sono i livelli più interessanti. I primi supporti interessanti li troviamo in area 0,91,50, quindi dobbiamo attendere un ritracciamento prima di entrare in posizione. Per il momento quindi 0,91,50 è un livello dove possiamo posizionare un alert. Avete chiesto anche NZD USD, andiamo a vederlo subito. Eccoci qui, NZD USD sembra molto interessante per un long, no? Perché noi vediamo qui un bel impulso, ritracciamento sui supporti e quindi si può valutare un long. Attenzione però, attenzione per quale motivo? Perché se noi andiamo a vedere il time frame settimanale ci accorgiamo di una cosa, ci accorgiamo che la candela della settimana scorsa è palesemente ribassista e quindi io mi aspetto più un ribasso che un rialzo, quindi non opero al rialzo
su NZD USD. E se andiamo invece a vedere EURUSD, che è la vostra ultima richiesta, ci accorgiamo che anche qui la settimana scorsa c'è stata una candela che ha dato un segnale interessante, solo che rialzista, e quindi sul ritracciamento a mio avviso si può anche valutare un acquisto. Questa conformazione è molto simile alla conformazione che vediamo su USD CAD, dove noi siamo già entrati al rialzo. La zona a mio avviso più interessante è la seguente, eccola qui, dove ci troviamo proprio adesso. Bene, una rottura al ribasso del livello di 1,54 potrebbe quindi compromettere questo primo impulso rialzista. Se invece continua a funzionare bene questo supporto, allora possiamo rivedere i prezzi nei prossimi giorni in area 1,57. Bene ragazzi, abbiamo finito per quest'oggi, vi aspetto alla sessione di trading con Ichimoku perché abbiamo diverse cose da vedere e dobbiamo assolutamente tornare all'operatività per i prossimi giorni barra settimane. Buona giornata e buon trading a tutti.